tutto, diciamo, l'idea di Futuri, il nostro programma che si intitola Le Nuove Musiche. Rappresenta quello che il futuro dell'opera, il futuro della monodia, del canto a voce sola, si è sviluppato a partire dai primi anni del Seicento. Quindi le nuove musiche di Giulio Caccini, accompagnato da altri autori coevi, rappresentano il futuro del cantante, della figura del cantante. Mano a mano che finisce il Rinascimento, si sente l'esigenza di isolare una voce e quindi, tra virgolette, nascono le prime canzoni, come noi le conosciamo oggi, quindi voce sola accompagnata da un consorte di strumenti. Caso strano, Giulio Caccini si accompagnava con un chitarrone, come facciamo noi questa sera. Quindi la musica sua e di altri autori come Marazzoli, di ambito romano e non, ci riportano a quello che nei primi anni del Seicento era il futuro della musica. E la monodia accompagnata è quella che ha poi aperto il sipario del teatro. Quindi la nascita del teatro, del canto, della monodia accompagnata, avviene proprio in questi periodi, in questi primi anni del Seicento.